Questa è la storia del cielo e della terra quando vennero creati. In principio Dio creò il cielo e la terra. Allora tutto era avvolto nelle tenebre. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E Dio disse, sia la luce. E la luce fu. E fu soddisfatto di quel che vide. E poi separò la luce dalle tenebre. E chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Passò la sera e venne la mattina. E si compì il primo giorno. E Dio disse ancora, sia il firmamento in mezzo alle acque. E così fu. E Dio chiamò cielo il firmamento. Passò la sera e venne la mattina. E si compì il secondo giorno. E Dio disse, si raccolgano in un solo luogo le acque che sono sotto il cielo. E appaia l'asciutto. Dio chiamò l'asciutto terra e le acque mari. E Dio disse che germoglino piante, piante da seme e piante da frutto. Passò la sera e venne la mattina e si compì il terzo giorno. E Dio poi disse, ci siano luci nel cielo per distinguere il giorno dalla notte e scandiscano i giorni, gli anni e il susseguirsi delle stagioni, e servano da luci nel firmamento e illuminino la terra. E Dio fece due grandi luci, quella più grande per regolare il giorno e quella più piccola per regolare la notte. E poi fece le stelle. Passò la sera e venne la mattina e si compì il quarto giorno. E Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi. E così Dio creò i grandi mostri marini e tutte le creature che vivono nell'acqua. E poi le creature che volano nel cielo. Dio fu soddisfatto di ciò che vide e disse, crescete e moltiplicatevi, e popolate le acque dei mari e il cielo sopra la terra. Passò la sera e venne la mattina, e si compì il quinto giorno. E disse ancora Dio, che la terra produca ogni genere di animale, domestico e selvaggio, grande e piccolo. E così fu. E Dio fu soddisfatto di quel che vide. E disse ancora, e adesso facciamo l'uomo, che sia a nostra immagine e somiglianza. E domini i pesci, gli uccelli e tutti gli animali, domestici e selvatici, grandi e piccoli. E Dio disse all'uomo, ecco, io ti do ogni erba che fa il seme sopra la terra e ogni albero che produce i semi del suo stesso genere, e questo sarà il tuo cibo. E anche di tutti gli animali e gli uccelli, di tutti gli esseri nei quali è alito di vita. E così avvenne. Poi Dio disse all'uomo, puoi mangiare qualunque frutto di qualunque albero cresca nell'Eden, ma non dovrai mangiare il frutto dell'albero che cresce al centro del giardino, è l'albero della conoscenza, di ciò che è buono e di ciò che è malvagio. Se mangerai il suo frutto, morirai.
E Dio guardò tutte le cose che aveva creato e fu soddisfatto. Passò la sera e venne la mattina e si compì il sesto giorno. Settimo giorno Dio terminò la sua opera e benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Quando aveva creato il cielo e la terra, Dio aveva piantato in oriente l'Eden, un giardino di delizia, e lì pose l'uomo che lui aveva creato. Dall'Eden usciva un fiume che irrigava il giardino, poi di lì si divideva in quattro fiumi. Erano il Pison, il Gicon, il Tigri e l'Eufrate. Dio osservò l'uomo che aveva posto nel giardino dell'Eden e disse: «Non è bene che viva solo». E dette all'uomo ogni genere di animale, e l'uomo dette un nome ad ogni animale. Ma fra tutti non c'era un compagno adatto a lui. Così, mentre l'uomo dormiva, il Signore gli tolse una costola, da cui formò una donna e gliela presentò. L'uomo vide la donna e disse: «Questa è carne della mia carne». E Dio disse loro: «Crescete e moltiplicatevi e popolate la terra». Adamo ed Eva avevano disobbedito a Dio. La natura, gli animali, il cielo e la terra, ogni cosa abbandonò Adamo.
E Dio disse al serpente: che tu sia maledetto, tra te e la donna farò nascere l'odio, la tua stirpe e la sua saranno sempre nemiche, la sua stirpe ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Disse ancora Dio alla donna: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, e sarai sottomessa a tuo marito. E poi disse all'uomo: col sudore della fronte produrrai il cibo che mangerai, finché verrà il giorno in cui tornerai alla terra. Perché polvere sei e polvere tornerai. Tieni, Adamo, è pelle di daino. Non ti arrabbiare, ti prego. Non è poi così grave. Oh.
Questo è nostro figlio, Caino. E tu sei il nostro signore.